giusto qualche generale riferimento normativo alla materia dei mini bond, in quanto diciamo, oggi si conoscono, però è un quadro normativo recente, in quanto hanno rappresentato insieme ad altri strumenti che via via il legislatore nazionale, ma anche il regulator dell'Unione Europea, hanno dato alle piccole e medie imprese, stanno dando alle piccole e medie imprese per poter diciamo, finanziare i propri investimenti, io non direi in modo alternativo, piuttosto in modo complementare rispetto alle possibilità e ai tradizionali istituti offerti dal mondo delle aziende di credito. Quindi diciamo, il mini bond diciamo, in realtà non è altro che un'obbligazione societaria, quindi qualcosa che chiaramente le società per azioni e anche le SRL, dove appunto le chiamiamo più obbligazioni titoli di debito, conoscono già dal codice civile del 1942. Però fino al primo decreto Monti del Salva Italia era l'emissione di obbligazioni societarie era di fatto consentita soltanto alle grandi imprese, in particolare poi diciamo, al mondo delle imprese quotate con la borsa. Con il decreto crescita, diciamo, i vari decreti crescita che si sono succeduti nel tempo, i mini bond diciamo, diventano una possibilità anche per le piccole e medie imprese, attraverso una serie di modifiche legislative, in particolare diciamo, una riforma, una novella dell'articolo 2412 del codice civile per le SPA, attraverso altri interventi e incentivi di natura agevolativa, soprattutto sul piano fiscale. C'è subito da dire appunto che in quanto diciamo, obbligazioni societarie, tutte le società per azioni sono elegibili per poterli emettere, quindi senza alcuna distinzione e senza che ciò sia anche previsto dallo statuto. Però ecco, interessante sottolineare che non è una possibilità concessa soltanto a quelle imprese che hanno la forma di società per azioni, in quanto se ne ammette la possibilità di emissione anche per le SRL e anche per le società cooperative. Quindi, anzi, segnalo che via via che il mercato dei mini bond comincia a svilupparsi in Italia, e assistiamo sempre di più a una realtà più variegata, quindi che non riguarda soltanto le SPA, quindi non riguarda soltanto poi quelle società che hanno un fatturato maggiore, quindi superiore magari a 50-100 milioni, ma via via diciamo, comincia a riguardare anche effettivamente piccole imprese, anche imprese che hanno forme non solo della SPA ma anche della SRL, ovviamente minore rispetto alle società per azioni, e poi i dati di mercato ci dicono anche che i fatturati di queste piccole e medie imprese che cominciano ad affacciarsi al mondo di mini bond non sono sempre fatturati di aziende importanti, fatturati maggiori di 50-100 milioni. Per cui vediamo anche i primi casi, addirittura più difficili ovviamente, di aziende che non hanno dei indicatori finanziari particolarmente positivi, quindi non solo aziende estremamente virtuose, cominciamo a vedere anche delle emissioni di aziende che hanno invece degli indicatori finanziari non particolarmente positivi e che grazie ai mini bond diciamo, chiaramente riescono a dimostrare agli investitori che gli investimenti che faranno con la raccolta derivante dall'emissione, questo potrà significativamente migliorare i loro risultati finanziari, e quindi portandoli magari un EBITDA più alto, diciamo, migliorando la loro posizione finanziaria, e quindi diciamo, è sicuramente diciamo, da incoraggiare come strumento. Ora, il ruolo dell'advisor, appunto già stamattina si è fatto cenno all'importanza del ruolo dell'advisor, normalmente l'advisor può essere di tre tipi, può essere un advisor fiscale, appunto come un commercialista dell'impresa, un advisor pure legale
un advisor finanziario. Ecco, il ruolo dell'advisor ovviamente nel mondo dei mini bond, così come degli altri strumenti di finanziamento alle piccole e medie imprese, è un ruolo decisivo dall'inizio, perché molto spesso è l'advisor per primo che parla con il piccolo e medio imprenditore e gli segnala la possibilità di utilizzare un nuovo strumento, uno strumento diverso rispetto al tradizionale credito bancario, per poter realizzare uno degli obiettivi che ha. Quindi normalmente chiaramente i piccoli e medi imprenditori hanno, come sappiamo, sono sempre molto dinamici, hanno dei prodotti, vogliono magari lanciare nuovi prodotti, vogliono pure entrare in nuovi mercati, internazionalizzarsi, o anche, diciamo, oltre alla crescita interna, magari hanno obiettivi di crescita esterna, magari un concorrente, ecco, si parlava di aggregazione, diciamo, quindi l'importanza dell'aggregazione, quindi l'operazione di M&A, e quindi è la base che dice: guarda, che si potrebbe considerare per finanziare questo sviluppo anche un altro strumento. E quindi è il primo soggetto, diciamo, che interloquisce con l'imprenditore e capisce se quell'impresa appunto ha anche la possibilità di successo, cioè se ci si può rivolgere ai vari potenziali investitori in modo produttivo. E quindi è un primo ruolo proprio di educazione, no? Diciamo, di informazione, e poi è anche un ruolo in cui è lui il soggetto che normalmente, affiancando l'imprenditore, interloquisce con i vari soggetti che sono coinvolti nel processo di missione. Consideriamo che molto spesso veramente, diciamo, il piccolo e medio imprenditore, diciamo, ha una struttura organizzativa che è concentrata, come giusto che sia, sul proprio business e sui propri progetti, diciamo, e quindi fa fatica, diciamo, magari a gestire progetti che riguardano più soggetti. Ecco, quindi la base normalmente è la persona che, diciamo, ha la capacità e anche il tempo, comunque può mettere a disposizione il proprio tempo, la propria organizzazione, per interloquire con i vari soggetti. Quei soggetti chiaramente sono diversi, in questa slide sono indicati, diciamo, i principali. Sicuramente vari, a partire dagli investitori, potenziali investitori, il rating quando viene richiesto, chiaramente, diciamo, il rating è un elemento molto importante, però non è un elemento, diciamo, obbligatorio, anche se molto spesso proprio il fatto di avere un rating migliora, aumenta la possibilità poi che l'emissione abbia successo, quindi che effettivamente riceva la sottoscrizione da parte di investitori. A parte, diciamo, poi un collega appunto parla di rating, quindi non mi dilungo oltre, però sicuramente è uno di quei fattori che, come tutto il mini bond, migliora le imprese, perché il mini bond, diciamo, è da intendersi come processo che porta la piccola azienda al mercato, ed è un processo in cui la piccola e media azienda, quindi, si confronta con soggetti nuovi, si confronta con fondi, si confronta con altri investitori istituzionali, si confronta con la borsa italiana, si confronta con la società di emissione, quindi è veramente una palestra, diciamo, per cui la piccola e media impresa comunque ne esce migliore da un punto di vista proprio di struttura, di cultura e di acquisizione, diciamo, di conoscenza. Questo è un punto importante, perché a volte, ecco, si dice, il piccolo imprenditore dice: ma perché dovrei pagare di più questo 5%, poi a seconda delle fasi di mercato? Attenzione, perché c'è un processo di crescita, quindi è un investimento che poi porta anche a una notorietà, perché il fatto di essere listato sulla borsa italiana, io dico spesso che è una migliore pubblicità che si possa avere, perché ogni giorno uno esce sul giornale in modo gratuito, e quindi i fornitori, diciamo, migliori si avvicinano, sono più contenti di lavorare con te, i dipendenti, diciamo, dall'università arrivano i curricula dei giovani più interessanti, quindi veramente, diciamo, tutta una serie di intangible, di vantaggi immateriali che chiaramente, diciamo, l'impresa che poi va al mercato, si fa conoscere per la prima volta, diciamo, ne beneficia. Senza poi trascurare il fatto che gli emittenti, diciamo, così come vediamo dai dati che ci vengono forniti da alcuni osservatori sui mini bond, una volta che sono andati al mercato, quindi vengono conosciuti dagli investitori, e ripagano la loro fiducia, perché comunque pagano gli interessi e poi il rimborso del debito, diventano seriali, cioè diventano soggetti che
che possono fare più emissioni successivamente. Quindi il canale, diciamo, finanziario della borsa, diciamo, diventa veramente fondamentale anche per altre operazioni. Quindi questo è, diciamo, un altro sicuramente vantaggio, diciamo, del BIPO. Quindi l'advisor, quindi, è il soggetto che interloquisce con gli investitori, con i rating, con la borsa italiana. Ricordiamoci che normalmente, diciamo, quasi tutte le emissioni di mini bond vengono poi quotate sull'extra bot pro, quindi su questo segmento della borsa italiana che è dedicato proprio alle negoziazioni sulla borsa italiana. Quindi l'advisor legale cosa fa? Diciamo, si preoccupa di redigere o il prospetto informativo, cosa molto rara per le emissioni che non sono molto grandi, ma soprattutto il documento d'ammissione, quindi un documento che l'emittente deposita, presenta alla borsa italiana, che viene poi, diciamo, messo a disposizione degli investitori del mercato. Ed è un documento, diciamo, quindi un mini prospetto informativo, se vogliamo chiamarlo, anche quello molto importante perché comunque individua la storia dell'emittente, i suoi progetti, le figure chiave all'interno dell'azienda, i suoi financials, i progetti di sviluppo. Quindi già avere un documento, diciamo, è uno strumento che poi può essere utile per tante altre evenienze. Quindi, diciamo, ecco, volendo sintetizzare, diciamo, per quanto riguarda il ruolo dell'advisor, come vi dicevo, è un'assistenza preliminare, quindi in cui si valutano i requisiti minimi, se vi sono, cioè vedo che sia dovuto, oppure altre caratteristiche. Pensiamo che la legge comunque è molto ampia, quindi consente, come dicevo, a tutte le società per azioni e anche alle SRL di poter emettere, diciamo, quindi l'esclusione è soltanto per le microimprese, quindi quelle imprese che effettivamente sono veramente micro, cioè non sono neanche a livello dimensionale in base alla normativa dell'Unione Europea da considerarsi piccole. E poi vi sono appunto il supporto all'emittente, predispone la documentazione necessaria e chiaramente collabora con l'advisor finanziario, per quanto riguarda l'advisor legale mi sto riferendo ovviamente alla strutturazione del prestito, quindi le caratteristiche di avere il prestito obbligazionario in termini di durata, presenza eventualmente di call, di put, se è un finanziamento bullet oppure amortization, quindi collabora comunque alla redazione sia del term sheet sia del regolamento del prestito obbligazionario. Normalmente comunque, diciamo, non c'è da spaventarsi anche in questo caso perché sono regolamenti quasi sempre play vaniglia, cioè non è che sono particolarmente complessi anche, diciamo, da redigere. Poi altre, chiaramente i vari incarichi che bisogna dare, quindi se c'è un advisor finanziario, chiaramente da monte titoli, bisogna prendere un codice ISIN per lo strumento finanziario, nel caso appunto di quotazione, ma sempre, sicura, diciamo, in collaborazione con il notaio, la delibera del consiglio di amministrazione che approva l'operazione, ed altre, diciamo, i contratti di sottoscrizione, diciamo, con l'investitore, oltre ovviamente al term sheet e al regolamento del prestito. Molto importante chiaramente come ruolo è quello che dicevo prima della redazione del documento d'ammissione. Quindi questo documento, diciamo, questo mini prospetto informativo, quindi non le 800 pagine dei prospetti informativi che abbiamo in Italia rispetto ai 400 degli altri paesi europei, ma un documento di 100-150 pagine, diciamo, che riepiloga, come dicevo, la storia dell'emittente, gli assetti proprietari, chi sono le figure chiave all'interno dell'emittente, quindi top manager, dirigenti, eccetera, il financial, quindi, diciamo, lo storico, quindi informazioni finanziarie economiche, e poi anche, diciamo, informazioni molto utili sul mercato in cui si opera, un'analisi dei records, quindi informazioni di questo tipo. Chiaramente il documento, diciamo, d'ammissione è un documento che prepara l'advisor in stretta collaborazione con la Borsa Italiana. È un ufficio della Borsa Italiana, quindi i funzionari hanno sempre trovato esperienze molto positive, molto preparati, molto efficienti, per cui, diciamo, in poche settimane, due o tre settimane, si riesce sicuramente a completare il documento d'ammissione, quindi questo procedimento istruttorio che la Borsa Italiana, diciamo, compie. E poi altri adempimenti, diciamo, di minore importanza, però sempre essenziali, come vi dicevo appunto la richiesta del codice ISIN alla Banca d'Italia, così come l'apertura presso la Monte Titoli, diciamo, trattandosi di uno strumento finanziario che viene dematerializzato e quindi poi, diciamo, accentrato presso la società di gestione accentrata.
Ecco, io non avrei, diciamo, questi sono gli aspetti, diciamo, principali del lavoro dell'advisor, che, ripeto, è sempre svolto in stretto collegamento a fianco, ecco, dell'emittente.